Umani, che è scritto a quattro mani insieme a Mauro Biglino, un libro vendutissimo, mi ha appena detto proprio in questi secondi Pietro, che sono 10.000 copie, che per il panorama italiano è una cifra enorme, specie quando si parla di saggi, non di romanzi o di libri di barzellette, ecco, tanto per intenderci. Quindi ora la parola va proprio a Pietro Buffa, che ci spiega qual è proprio la teoria tanto azzardata quanto affascinante che viene appunto affrontata in questo libro. Prego. E allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie a tutti per essere qui, grazie a Sabrina Agostini per questo invito a Milano e per questa rinnovata occasione di incontro e di discussione su affascinanti temi che riguardano nuove frontiere di indagine che l'essere umano sta conducendo. E nel caso specifico del mio intervento di oggi continueremo un po' il discorso che ha cominciato il dottor Marco Ragusa su queste stranezze di Homo sapiens, sull'evoluzione di Homo sapiens. Entreremo nel merito quindi della nostra storia biologica, come spesso dico nei congressi, forse la più affascinante, se vogliamo, di tutte le storie, proprio perché riguarda ognuno di noi inteso come specie Homo sapiens, l'unica specie del genere Homo rimasta sulla Terra. E devo dire che è una storia affascinante, ma è una storia, come potete leggere già da questa prima slide, che attende ancora di essere scritta. In realtà, più andiamo avanti nell'indagine sull'evoluzione umana, e più siamo costretti, in qualche modo si è costretti ad aggiungere punti di domanda in questo articolato e complesso percorso di indagine, anziché eliminarli. Questo potete capire, da un lato, molto stimolante per chi si occupa di questo studio, no? Questi studi, quindi ci obbliga ad andare avanti nell'indagine, approfondendo l'indagine, anche a fronte di collaborazioni con diverse figure professionali che si occupano poi di questi temi. Dall'altro lato è abbastanza sconfortante invece, sconfortante, disagevole, in particolar modo se pensate che noi abbiamo già una teoria che dovrebbe spiegarci l'evoluzione delle specie. E come sapete è una teoria che ha come fondamento, come nucleo, l'ipotesi interpretativa di Charles Darwin, come diceva il collega Ragusa. L'ipotesi interpretativa di Charles Darwin è una teoria che è stata negli anni modificata, è stata negli anni aggiornata, integrata, ma nonostante tutto questo le problematiche, le difficoltà persistono in particolar modo quando andiamo ad affrontare le complesse dinamiche dell'evoluzione umana. E proprio sulle complesse dinamiche dell'evoluzione umana e sulle peculiarità che questa evoluzione contiene era già stato messo in guardia anche Charles Darwin. E che ha messo in guardia fu questo signore che vedete accanto a Charles Darwin. Molti di voi riconosceranno ovviamente la figura di Darwin, e soltanto pochi magari riconosceranno Alfred Russel Wallace. Wallace era un collaboratore di Darwin, uno dei più stretti collaboratori di Darwin. Darwin scambiava con questo scienziato idee, opinioni, dati, e possiamo considerarlo il coautore addirittura della teoria dell'evoluzione, della selezione naturale. E siamo nel 1859, quando Charles Darwin propone il suo libro, quindi il suo libro L'origine delle specie per selezione naturale, e 10 anni più tardi dalla pubblicazione del libro, quindi 1869, Wallace fa un passo indietro. Pensate, il coautore della teoria fa un passo indietro, lo fa proprio a proposito dell'essere umano. Scrive una lettera a Darwin che nessuno si sarebbe mai aspettato, dicendo: Darwin, io qua riesco a conciliare molto bene l'evoluzione delle specie, la nostra teoria, con l'evoluzione delle specie in linea generale, ma con l'uomo non ci riesco. L'essere umano possiede delle caratteristiche biologiche e comportamentali che, secondo il mio parere, non possono essersi sviluppate con la selezione naturale. Ci deve essere stato in gioco qualche altro meccanismo, qualche altro fattore che ci spunta. Bene, capite bene la pesantezza di questa affermazione, no? Ecco perché la figura di Wallace restò un po' poi nell'ombra rispetto a quella, rimase un po' nell'ombra rispetto a quella di Darwin. Bene, andiamo ai tempi nostri, quindi arriviamo qualche anno fa. Questo è Ian Tattersall, uno dei paleantropologi più in vista nel panorama internazionale, nonché
autore di diversi libri che vi consiglio anche di leggere per chi di voi è appassionato di evoluzione umana. Ian Tattersall è uno di quei pochi autori che si distingue per una grande onestà intellettuale, cioè dire se ci sono delle problematiche durante diciamo gli studi che riguardano gli studi sull'evoluzione, lui tende ad evidenziarli anziché diciamo nasconderli. Quindi vi consiglio veramente di leggere i suoi libri. Gli è andato a stare in un congresso proprio tenuto pochi anni fa a Rimini, rivela come siamo diventati esseri umani, rimane ancora una delle più grandi domande della scienza. Signori, 150 anni, sono passati quasi 150 anni di studi, di teorie, di aggiornamenti per quanto riguarda l'evoluzione dell'uomo, e ancora oggi la scienza ufficiale si trova a dover fare i conti con dati sia genetici che paleoantropologici che ci rivelano una nostra storia ancora enigmatica, piena di marcate incongruenze rispetto al resto del mondo animale. E proprio questo, su questa ultima fase, piena di marcate incongruenze rispetto al resto del mondo animale, che vorrei soffermarmi un po', perché capita spesso, come dico nei miei libri, capita spesso che di evidenziare una controtendenza tra la nostra evoluzione, quello che è successo a noi, e quello che invece è successo a tutti gli altri primati. Noi siamo all'interno dell'ordine dei primati perché condividiamo con le scimmie numerose caratteristiche, come sappiamo, quindi siamo classificati all'interno di questo grande gruppo, ma i primatologi, gli evoluzionisti, quando tentano di estrapolare delle regole comuni che caratterizzano l'evoluzione dei primati, quando portano queste regole sull'evoluzione umana, sulla nostra evoluzione, queste hanno delle difficoltà notevoli, perché siamo spesso, come dicevo prima, in controtendenza per tutta una serie di motivi, di ragioni. E prima il dottor Ragusa ci ha evidenziato di quanto siano strane da un punto di vista biologico certe caratteristiche che l'essere umano, che la nostra specie ha acquisito. E quindi dicevamo, questo discorso della controtendenza, molto spesso mi si dice: ma puoi fare qualche esempio per farci capire anche questa controtendenza e cosa sta? Ora, oggi ne farò diversi esempi dove evidenzieremo questi fattori, ma in maniera specifica vi parlerò oggi di un tipo di evoluzione particolare che l'essere umano sembra aver avuto, che lo ha portato ad acquisire delle caratteristiche che noi biologi definiamo neoteniche. Cominciate a diciamo a memorizzare questo termine, neotenia, perché ci entreremo meglio fra poco, entreremo nel merito fra poco, ma comunque la neotenia, le caratteristiche neoteniche derivano da un'evoluzione un po' particolare che gli animali hanno. E se noi consideriamo che l'essere umano, la nostra specie, è piena di caratteristiche neoteniche, mentre nessun altro primate presenta questo genere di caratteristiche, ma non solo nessun altro primate, nessun mammifero, diciamo, in natura selvatico presenta queste caratteristiche, ovviamente questo è uno dei casi più emblematici di controtendenza evolutiva. Bene, è per questi motivi che vi ho qui accennato che io nei miei libri, nei miei studi che sto conducendo da qualche anno, sapete, forse molti di voi avranno anche letto, sono libri che si occupano di origini umane, di evoluzione umana, non mi sento di escludere nessuna possibilità, nessuna chiave di lettura, neanche quella considerata più fantasiosa, neanche quella considerata più estrema dall'ambito accademico, e cioè quella che prevede, tra gli eventi che hanno caratterizzato la nostra evoluzione, un intervento da parte di terzi, cioè dire una selezione, una pressione selettiva, ecco, chiamiamola così in linguaggio più tecnico, da parte di terzi. Quindi un'evoluzione che è stata in certe sue fasi eterogenata, come si dice tecnicamente, quindi non completamente autonoma. Oggi siamo pieni di esempi di evoluzione di organismi che hanno subito un'evoluzione non naturale, dove praticamente l'essere umano ha messo mani e ha fatto in modo che certe caratteristiche in alcuni animali emergessero e altre scomparissero. Quindi su questa è, diciamo, l'ipotesi di lavoro che poi è riportata nei miei libri. L'evoluzione è un processo assolutamente manipolabile, quindi partiamo già da questo primo punto. L'evoluzione può essere espressione di un intervento esterno,
Quindi non dobbiamo pensare all'evoluzione soltanto così come la scienza accademica ce la descrive come un evento naturale, ma l'evoluzione può essere anche un'espressione di un intervento esterno, come oggi i genetisti sanno bene. E allora è possibile che i numerosi problemi che ancora oggi affliggono la scienza ufficiale, quando questa si trova a descrivere determinati passaggi della nostra evoluzione, siano dovuti al fatto che il nostro processo evolutivo non sia stato un processo completamente autonomo? Qui ho messo un punto di domanda, ma per quanto mi riguarda potrei anche toglierlo. Qui il passaggio ai testi antichi ovviamente è quasi immediato, no? Cioè dire, noi sappiamo, e più tardi avremo anche ospite qui Biglino, Mauro Biglino, sappiamo benissimo che numerosi popoli del passato, tra cui anche i popoli che ci hanno lasciato poi i testi ebraici, i testi biblici, descrivevano, collegavano sempre le origini umane all'intervento di determinate entità. Queste entità erano descritte in specifici termini, quindi si parla dei Neteru per quanto riguarda i popoli egizi, si parla degli Anunnaki per quanto riguarda il Sumero Accadici, si parla degli Elohim, e avevano delle caratteristiche ben precise, quindi caratteristiche che li rendevano ovviamente differenti dall'essere umano, perché potevano compiere delle azioni che effettivamente l'essere umano non poteva. Quindi il collegamento anche con le informazioni che ricaviamo dai testi antichi, secondo me, è abbastanza importante e non va sottovalutato. E quindi con Mauro molto spesso, come sapete, collaboriamo perché ci troviamo in sintonia, così dire, su diversi elementi che riguardano le origini dell'uomo, ovviamente partendo da due mondi completamente diversi, che sono quello di Mauro Biglino e quello dei testi antichi, il mio è quello più tecnico scientifico, ma comunque abbiamo dei punti in comune e ci ritroviamo su alcuni elementi abbastanza bene. E volevo proprio fare una breve questa slide per un breve excursus questo libro, un libro che, diceva con Sabrina, un libro che si sta diffondendo abbastanza bene anche tra i colleghi, devo dire, ho ricevuto moltissime mail da parte di colleghi che hanno letto questo libro, è un libro che, come vedete, è scritto a quattro mani con Mauro Biglino che salutiamo, approfitto per salutare veramente, augurargli una pronta ripresa e di vederlo molto presto di nuovo in conferenza. Ma è un libro che, diciamo, ho intitolato questa slide La forza della collaborazione, perché, come sapete, io col primo libro, diciamo, sono andato un po' in solitaria, dove ho cercato io di descrivere un po', di fare il punto della situazione anche da un punto di vista biologico, per quanto riguarda l'evoluzione dell'uomo e la teoria interventista. In questo libro invece ho avuto il piacere di avere avuto la collaborazione di diversi studiosi. Abbiamo qui il dottor Marco Ragusa, che ha dato un contributo sostanziale a un capitolo che riguarda gli aspetti del genoma umano, ma poi volevo ringraziare anche il dottor Giuseppe Pettinato, Harvard Medical School, e Massimiliano Beretta, che è un biotecnologo che si occupa proprio di miglioramento delle specie, cioè dire proprio quello che mette le mani per manipolare l'evoluzione delle specie. Quindi ho avuto anche il contributo di questi ricercatori, che non è cosa banale, diciamo. Entriamo nel merito della questione di oggi. Quindi oggi vi parlerò di evoluzione umana o di ominazione. Ominazione, vi ho scritto una semplice, diciamo, una definizione di questo processo che a me piace molto, è un processo evolutivo che ha portato all'umanità moderna, quindi anche alla nostra specie Homo sapiens, partendo da creature scimmiesche ormai estinte, quindi che non hanno nulla a che fare con le scimmie che oggi vedete in natura, attraverso una serie di eventi che restano ancora in larga parte irrisolti, ignoti. E la nominazione ha delle caratteristiche. Una delle caratteristiche è stata la velocità, come ci ha prima descritto il dottor Ragusa, la velocità di questo processo. Questa è una cosa che a noi biologi colpisce parecchio, perché prima vi dicevo che siamo in controtendenza rispetto a quello che avviene in tutti gli altri primati, e questa è una delle controtendenze. Cioè, mentre gli altri primati si evolvono in maniera molto 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 lenta,
Nella nostra linea evolutiva sono successe tantissime cose. Come vedete, questo qui è un albero evolutivo abbastanza semplificato, devo dire, perché ho evitato di aggiungere specie. Ho messo soltanto quelle che sono oggi maggiormente accertate. Ed è tutto inizia 2,4-2,5 milioni di anni fa, quando abbiamo il cosiddetto passaggio alla condizione umana. Cosa significa? Significa che rispetto a tutto quello che c'era prima di questo momento, 2,4 milioni di anni fa in Africa, nella zona dei laghi Invernia, comincia a comparire un gruppo antropomorfo abbastanza particolare nelle caratteristiche, perché fa convergere su se stesso tutta una serie di caratteristiche che sono importantissime per l'ominazione, per definire quel gruppo come appartenente al cosiddetto genere Homo. E quindi questo gruppo è un gruppo di creature che hanno una perfetta posizione bipede, quindi sono anatomicamente predisposti per una deambulazione bipede che diventa obbligata e non più facoltativa come le scimmie che erano precedenti a questa datazione, e fa registrare una marcata encefalizzazione. Quindi comincia il cervello di queste creature comincia a espandersi. E si arriva a esemplari di Homo habilis con un volume endocranico di 700 cm cubici. Considerate che tutto quello che c'era prima era al massimo, raggiungevano le specie che c'erano prima, al massimo raggiungevano i 400 cm cubici, quindi notate il balzo da 400 a 700, e possiamo dire che tutte le australopitecine, quindi tutti gli organismi scimmieschi che erano precedenti a Homo habilis, non avevano mai fatto registrare alcuna encefalizzazione, cioè dire, il loro cervello è più o meno lo stesso in termini di volume di quello di un moderno scimpanzé. Quindi abbiamo questo passaggio alla condizione umana, pensate, 2,4 milioni di anni, guardate quante specie saltano fuori. Arriviamo fino a Homo sapiens, che è alla fine di questo albero, la nostra specie, ma comunque guardate quanta ricchezza di specie abbiamo in un così breve lasso di tempo. Questa invece è l'evoluzione degli scimpanzé. Gli scimpanzé, lo stesso periodo, 2,4 milioni di anni, riescono a dar luogo solo alla variante bonobo. La variante bonobo è il bonobo. Molti di voi lo avranno anche visto in qualche foto, è uno scimpanzé a tutti gli effetti. Non si differenzia più molto dai comuni scimpanzé, se non che è un po' più piccolo, è un po' più scuro, più pigmentato, ma in sostanza è uno scimpanzé. Cioè, 2,4 milioni di anni di evoluzione abbiamo avuto, non abbiamo registrato encefalizzazione, andatura bipede, non abbiamo registrato elementi che possano farci pensare che ci sia stata qualche evoluzione brusca anche in questo caso. Quindi vedete la differenza tra la nostra evoluzione. Qui ho voluto mettere questo dato sotto evoluzione allopatrica. Che significa? Significa che gli scimpanzé 2,4-2,5 milioni di anni fa, i progenitori degli scimpanzé sono rimasti divisi in due grandi gruppi mediante sono rimasti divisi in due grandi gruppi, quindi isolati geograficamente in due grandi gruppi, quindi c'è un'impossibilità nello scambiare geni tra queste due popolazioni, e si sono evolute indipendentemente per isolamento geografico. Questa si chiama evoluzione allopatrica, e gli evoluzionisti ci dicono che è il più potente motore che genera speciazione, cioè dire che serve a generare nuove specie. Ecco, guardate questa evoluzione allopatica di 2,5 milioni di anni ha prodotto due specie che sono praticamente identiche. Quindi questa è la differenza tra il nostro albero evolutivo e quello degli scimpanzé, ma possiamo veramente prendere in considerazione l'evoluzione di qualsiasi scimmia. Andiamo per esempio, vedete qua, ho fatto questo esempio dove abbiamo l'orango. L'orango è una delle scimmie antropomorfe più antiche, ha 14 o 15 milioni di anni di evoluzione, quindi molto 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 antica, e questo studio dimostra come a livello del genoma è cambiato molto poco in 14 milioni di anni questo essere.
Addirittura gli scienziati ci dicono che se noi riuscissimo ad andare indietro nel tempo, la scimmia progenitrice di 14 milioni di anni fa, troveremo una scimmia che non sarebbe molto diversa da quella che vediamo oggi. Quindi perché questa lentezza nell'evoluzione di tutti i primati, mentre per quanto riguarda l'evoluzione umana abbiamo avuto questi bruschi balzi evolutivi? Grazie. Abbiamo avuto questi bruschi balzi evolutivi che ci fanno sospettare che effettivamente periodicamente ci sono stati dei fattori che hanno in qualche modo influenzato pesantemente la nostra evoluzione. Bene, qua vi faccio vedere invece cosa è successo un po' al nostro genoma. Mentre nel genoma di orango, o nel genoma di scimpanzé, o nel genoma di gorilla avvengono pochissime variazioni a livello genetico, il nostro genoma accumula in 2,5 milioni di anni tutta una serie di modificazioni. E alcune le ha descritte prima il collega Marco Ragusa, ma vi voglio così fare una carrellata giusto per ribadire cosa subisce il nostro genoma in 2,4 milioni di anni. Abbiamo, come sapete, un cambio di assetto cromosomico, si passa da 48 cromosomi che era l'assetto cromosomico che avevano tutte le australopitecine, quindi gli australopiteci che mantengono ancora oggi le scimmie antropomorfe moderne, 48 cromosomi, noi per qualche ragione abbiamo modificato questo assetto, passato a 46 cromosomi. Ovviamente ci sarà stato qualche vantaggio in modo da, che ha fatto in modo che i nostri progenitori potessero sostituire il vecchio assetto cromosomico con questo nuovo, ma non chiedetemi quale, perché purtroppo è molto difficile andare a risalire a queste cose. E andiamo avanti, abbiamo praticamente, prima il dottor Ragusa vi accennava a questi geni HARS, Human Accelerated Regions, abbiamo delle regioni del genoma che hanno subito nella nostra linea evolutiva una evoluzione accelerata, cioè dire, ritroviamo moltissime mutazioni positive che hanno migliorato l'informazione intrinseca di queste regioni del DNA. Ma se li guardiamo a livello dei vertebrati, queste regioni non hanno mai subito nessuna mutazione e si parla di 30 milioni di anni anche. In 30 milioni di anni queste regioni si mantengono stabilissime, poi arrivata la nostra linea evolutiva, queste regioni per qualche ragione cominciano ad accumulare mutazioni a livello positivo, quindi di miglioramento dell'informazione del DNA. Poi abbiamo dei geni nuovi, come dicevamo prima. Abbiamo circa 200-300 geni, sono stati stimati, che sono ex novo, cioè dire, sono geni tipicamente umani che le scimmie non hanno. Dobbiamo distinguere, come faceva notare prima il dottor Ragusa, dobbiamo distinguere questi geni da geni di cui non conosciamo la provenienza, mentre ci sono moltissimi geni di questi tipicamente umani che hanno, diciamo, un omologo nelle scimmie, ma poi nell'essere umano hanno subito tutta una serie di rimaneggiamenti. Soltanto nella nostra linea evolutiva. E vabbè, qui ho messo questo esempio, NOTCH2NL, per esempio, è un gene che ultimamente sta facendo molto discutere. È un gene che hanno anche le scimmie antropomorfe, ma nelle scimmie antropomorfe questo gene per qualche motivo è disattivato. Poi nella nostra linea evolutiva, 2,4-2,5 milioni di anni fa, questo gene si attiva. Quindi cambia la sua, diciamo, la sua informazione intrinseca, per qualche modo questo gene si attiva e questo gene è implicato nell'encefalizzazione, cioè dire, è un gene che inizia a operare, a farsi sentire a livello embrionale e dicendo alle cellule nervose di proliferare di più e quindi prima di migrare in zona cefalica di proliferare di più e di diventare più numerose. Non solo avviene un'attivazione di questo gene, ma durante la nostra linea evolutiva questo gene viene addirittura triplicato. Quindi non solo abbiamo all'inizio un'attivazione e poi lo ritroviamo negli organismi più vicini a Homo sapiens triplicato. Funzionava così bene che addirittura è stato diciamo, triplicato e quindi ha fatto sentire ancora di più la sua potenza, no? Nello sviluppo encefalico. E poi abbiamo questa serie di mutazioni che prima parlava il dottor Ragusa, nelle regioni di controllo del DNA, sono delle regioni regolative, quindi non a livello dei geni, ma in quella regione del DNA non codificante, che contiene praticamente una serie di mutazioni uomo specifiche che nelle scimmie non sono state ritrovate e che fanno in modo che i geni che
loro presiedono siano attivati e disattivati in maniera diversa da quanto fanno i primati, gli altri primati. Quindi, come diceva giustamente Marco, prima abbiamo, a fronte di, diciamo, di un numero di geni e di una struttura dei geni che è quasi simile tra noi e i primati, abbiamo un funzionamento di questi geni che invece è molto differente, e questo deriva da queste mutazioni che ci sono in queste regioni di controllo. Quindi molto affascinanti questi studi di genetica, che andrebbero veramente approfonditi per cercare di capirci. Molto spesso, qua faccio una parentesi, molto spesso ho notato che c'è una difficoltà di comunicazione tra i genetisti e i paleantropologi. E ognuno ovviamente ragiona un po', vede l'evoluzione umana a modo suo, dove i genetisti la vedono in termini di mutazioni del genoma, quindi evidenziano tutte queste cose che vi sto dicendo, i paleantropologi invece sono quelli più propensi a immaginare storie e a farci, diciamo, un po' immaginare quello che può essere stato il percorso di questi evolutivo di questi fossili che abbiamo scoperto. Ovviamente siamo sempre sul piano dove non dobbiamo mai uscire da quel binomio che è, diciamo, il neodarwinismo ci descrive, no? Quindi mutazioni casuali e selezione naturale. Se per caso usciamo da questo binomio, ecco che vieni subito additato come antiscientifico, non sei scientifico, e allora stai dando modo di stai dando adito a scienze di confine. Questa, come dicevamo prima con Marco, è una cosa che non dovrebbe esistere, ecco, nel mondo scientifico bisogna invece cercare di oltrepassare determinati dogmi. Noto che per esempio nella fisica, la fisica oltrepassa spesso i dogmi che costruisce. Ci sono molti che fanno teorie, ipotesi nuove che vengono comunque, non dico accettate, ma quantomeno comunque attenzionate, no? Mentre nella biologia, specialmente nella biologia evoluzionistica, si tende invece a rimanere in quella strada e guai ad uscire fuori. Quindi questo, insomma, è una parentesi che stiamo facendo. Allora, andiamo avanti e ritorniamo sempre agli scimpanzé. Perché vi voglio... adesso andiamo sulla seconda parte di questo mio intervento e vi voglio far vedere delle cose che sono state descritte nel nuovo libro. Noi spesso ci confrontiamo con gli scimpanzé e notiamo che abbiamo diverse caratteristiche in comune. Abbiamo sia caratteristiche morfologiche in comune a loro che caratteristiche anche di tipo genetico. Forse qui ho un po' sovrastimato la cifra, ma abbiamo insomma un 97% di genoma che sono rimasto un po' là. Il 97% del genoma è completamente sovrapponibile, quindi in quel 3% di genoma che ci differenzia molto probabilmente stanno i segreti di cosa ci ha resi umani, e dobbiamo andarli a vedere, dobbiamo andarli a scoprire. Ora, gli scimpanzé, pensate, sono geneticamente più vicini all'essere umano che ai gorilla. Da un punto di vista genetico hanno molte più vicinanze a noi che ai gorilla. Quindi le somiglianze con questa creatura sono impressionanti dal punto di vista morfologico che genetico. Però provate a vedere lo scimpanzé invece piccolo, il piccucciolo di scimpanzé. Il cucciolo di scimpanzé, questo è un cucciolo di un paio di settimane. Questa foto vale più di mille parole perché vi fa notare come l'anatomia del cucciolo è molto più vicina a quella di un essere umano che a quella della sua specie da adulto. E guardate qua tutta una serie di fattori anatomici. Abbiamo praticamente il prognatismo, che è quell'estroflessione, no, della mandibola e della mascella che dà proprio la sensazione dell'organismo scimmiesco. Qui è molto limitata. Il cucciolo ha un accento di setto nasale che poi scompare durante lo sviluppo, e il cucciolo ha le arcate sopraccigliari che sono poco sviluppate rispetto all'adulto. Inoltre ha questa scatola cranica tondeggiante tipo quella dell'essere umano, che poi vedete si appiattisce frontalmente e posteriormente, diventando sfuggente nella sua parte frontale e posteriore nell'adulto,
ha una proporzione della testa che è superiore rispetto a quella del corpo, cosa che poi si inverte nell'adulto, dove la testa diventa molto piccola rispetto al corpo, quindi anche lì c'è una condizione più umana, e guardate come riesce a mantenere allineata la testa rispetto alle spalle, proprio come fa l'essere umano. E perché riesce a fare questa cosa? Riesce a fare queste cose perché ha una caratteristica anatomica particolare. Cioè dire, se voi guardate qualsiasi cranio, lo guardate nella parte sottostante, vedete che c'è un foro. Ok, questo foro si chiama foramen magnum, è il foro dove si inserisce la colonna vertebrale dei mammiferi. Okay? Si inserisce la colonna vertebrale, più questo foro è spostato a livello centrale del cranio, nella zona centrale del cranio, la creatura riesce a mantenere così allineata il collo con la testa. Più questo foro va indietro e più la creatura deve spostarsi in avanti, l'organismo deve spostarsi in avanti e quindi poggiando le mani, anche le mani a terra. Quindi questa è una condizione che ha il cucciolo di scimpanzé, quindi è una condizione che abbiamo anche noi. Il cucciolo di scimpanzé ce l'ha, ma poi scompare dopo con l'età sessualmente matura. Questo cambiamento che ha il cucciolo per diventare sessualmente maturo, quindi diventare un organismo adulto, si chiama gerontomorfosi, in gergo tecnico. Quindi il cucciolo perde tutte queste caratteristiche, acquisendo le caratteristiche tipiche dello scimpanzé e dell'adulto, che sono tipiche della specie. Ora, qui c'è un discorso da fare, perché è strano che il cucciolo di scimpanzé possegga tutte queste caratteristiche, sono molto simili all'essere umano. E allora io mi sono chiesto, in una ipotetica, diciamo, visione, dove noi, dando credito ai teorici degli antichi astronauti che ci dicono che la Terra è stata visitata da entità di altri mondi che hanno anche messo mani nella nostra evoluzione, ecco che queste entità, una volta giunte sulla Terra e ovviamente acquisito che c'erano già degli organismi che avevano già una sorta di natura quasi umana, okay, non dovevano fare altro che evitare che queste caratteristiche scomparissero con il progredire dell'età dell'animale. Quindi dovevano in qualche modo cercare di prolungare queste caratteristiche evitando che scompaiano, come fanno nelle scimmie, evitando che scompaiano, quindi creare degli ominidi che riuscissero a mantenere, quindi agire sui tempi di sviluppo di queste caratteristiche per riuscire a mantenerle anche nell'ominide adulto, così come avviene con l'essere umano. Dovevano creare un gergo tecnico, delle scimmie pedomorfiche, cioè delle scimmie che avessero la morfologia infantile dei non progenitori. In una parola sola, dovevano fare in modo che acquisissimo, che i nostri progenitori acquisissero delle caratteristiche neoteniche, la parola di cui vi accennavo prima. La neotenia, quindi, è proprio questo, l'acquisizione, il mantenimento di caratteristiche che sono tipiche della fase infantile del progenitore selvatico. Quindi, il primo ad accorgersi che Homo sapiens è pieno di caratteristiche neoteniche fu questo ricercatore, fu Borg, un primatologo, che disse che addirittura ci paragonò come uno scimpanzé infante sessualmente maturo. L'Homo sapiens è uno scimpanzé infante, rimasto con caratteristiche giovanili, però sessualmente maturo. Ora qui c'è un grosso problema, come potete ben immaginare. Perché c'è un grosso problema? Perché? Semplicemente perché si tratta di un fenomeno, la neotenia, la comparsa della neotenia, si tratta di un fenomeno che è non rarissimo, è completamente assente in tutti i mammiferi che sono in natura. Completamente assente, non c'è un mammifero che possiede caratteristiche neoteniche, la nostra specie è l'unica tra i mammiferi che possiede caratteristiche neoteniche. Gli altri organismi non possiedono nessuno caratteristiche neoteniche, a meno che non abbiano subito un'evoluzione un po' particolare, cioè dire un'evoluzione che le ha portate ad acquisire queste caratteristiche. E qual è questa evoluzione? Questa evoluzione noi la chiamiamo processo di domesticazione, cioè dire tutti quei mammiferi che hanno subito un processo di domesticazione, così come è stato fatto per esempio nel passaggio dal lupo al cane, quindi il lupo è stato addomesticato per diventare cane moderno, quindi i cani che abbiamo in casa,
Durante questo passaggio l'animale acquisisce caratteristiche neotecniche, quindi cambia la sua evoluzione acquisendo caratteristiche neotecniche. È l'unico modo per acquisire, oggi conosciuto, per acquisire caratteristiche neotecniche. E ora poi ve ne parlerò un po' meglio. Bene, questo scienziato che vedete qui, Roger Westcott, ne parlò negli anni 70 in un suo libro, The Divine Animal. Questo libro è un libro che oserei definire sfortunato, perché ebbe poca diffusione, non fu tradotto in nessuna lingua, e vi spiego i motivi. Perché nonostante è un libro che fu fatto da un illustre accademico, quindi un professore all'Università del Madison, che notò che l'essere umano ha delle caratteristiche che lo legano un po' alle specie addomesticate, che vengono fuori con la domesticazione, e andò avanti nel suo studio dicendo che, ipotizzando che effettivamente delle civiltà di altri mondi hanno messo mani nella nostra evoluzione, così come oggi noi facciamo per creare gli animali domestici, no? Quindi tutti gli animali che vediamo, insomma, dal maiale ai bovini moderni, i cani moderni, sono tutti animali che hanno subito questo processo di domesticazione. E quindi anche lui ipotizzava che nella nostra evoluzione è successa praticamente la stessa identica cosa, cioè dire, noi ad un certo momento queste entità, questi attori esterni hanno messo mani nella nostra evoluzione, hanno operato delle pressioni selettive, hanno selezionato accuratamente dei soggetti, degli animali per fare acquisire determinate caratteristiche, e ovviamente hanno facilitato, hanno agevolato, hanno accelerato il processo di dominazione, così facendo. Bene, ovviamente il libro fu censurato, insomma subì una censura dal mondo accademico, perché non potevano accettare, diciamo, questa ipotesi alternativa. Però il mondo accademico, che una volta aveva un po' di difficoltà ad occuparsi di questo tipo di evoluzione umana, adesso devo dire che ci sono anche dei congressi che parlano di questo. Questo qui è un congresso, è il poster di un congresso domesticazione e evoluzione umana, è un congresso organizzato dal CARTA nel 2014, dove vedete, mi piace molto questa immagine che hanno messo, perché c'è questa mano con un essere umano sopra, c'è quella scimmietta piccola infante, vedete vicino, e c'è poi questa elica di DNA, che è un'immagine evocativa che mi piace parecchio. Però durante questo congresso ovviamente non si è fatto minimamente riferimento a un'ipotesi interventista. La domesticazione viene in genere spiegata dagli accademici come un'autodomesticazione, cioè dire, noi abbiamo acquisito durante la nostra evoluzione tutta quella serie di caratteristiche che ci hanno un po' fatto abbandonare i tratti scimmiesi, che ci hanno resi umani, attraverso un processo di autodomesticazione, cioè ci siamo autoselezionati, insomma. È un po', nel mio libro spiego ovviamente i punti critici di questa ipotesi, che a me non convince particolarmente, mentre abbiamo chiari sotto gli occhi di cosa è capace la domesticazione quando l'uomo va a intervenire sulle specie, cioè dire, noi possiamo veramente modificare la struttura di una specie in maniera sostanziale e radicale. Pensate ai chihuahua, a questi cagnolini, no? Che oggi sono molto apprezzati, piccolini, no? eppure discendono dal lupo selvatico. Quindi una trasformazione così radicale è stata possibile solo con un intervento da parte dell'uomo, che altrimenti la natura non avrebbe mai creato il chihuahua. La natura ha creato il lupo selvatico, ecco, e lì si è fermata per milioni di anni. Dopodiché qualcosa è successo nell'evoluzione di questi lupo selvatico in diverse aree geografiche, e sono uscite fuori le varie razze di cani. Oggi abbiamo addirittura gli standard di razza, il raggiungimento da parte degli allevatori, che oggi collaborano anche con i genetisti per raggiungere determinati standard di razza, dove il cane deve avere delle caratteristiche ben particolari, e riescono a ottenere delle caratteristiche ben particolari, pensate, senza ingegneria genetica, soltanto attraverso la selezione artificiale. E questo scienziato di qui,
Allora, noi tutto quello che conosciamo oggi sulla domesticazione lo dobbiamo a questo signore che vedete, Dmitry Belayev, è un genetista russo che lui, affascinato da come, dall'evoluzione che ha avuto il lupo per diventare cane, decise di riprodurre l'esperimento in laboratorio. Iniziò, pensate, 70 anni fa, cominciò con delle volpi selvatiche prese in Siberia, selezionate da un allevamento, selezionò queste volpi, cominciò a lavorare su queste volpi applicando delle selezioni particolari che secondo lui erano quelle che erano accadute durante il passaggio dal lupo al cane. E cominciò a estrarre delle regole durante questo esperimento. Pensate, un esperimento che ancora oggi è in corso. Dopo 70 anni lui generò circa 45 generazioni di volpi, dove le volpi man mano acquisivano delle caratteristiche. Sulla pressione selettiva che faceva l'uomo, le volpi cambiavano sia il comportamento, si comportavano in un certo modo nei confronti dell'uomo, non avevano più la paura che avevano quelle selvatiche, non avevano più quell'aggressività che avevano quelle selvatiche, erano più socievoli, erano più mansuete, erano più obbedienti. Sono tutte caratteristiche comportamentali della domesticazione che noi esseri umani abbiamo: socievolezza, obbedienza, e che oggi vengono sfruttate queste caratteristiche sia in politica che in religione. E cominciò a notare determinate cose durante questo esperimento. Ecco qua, io ve le ho, diciamo, un po' semplificate. Diciamo che lui selezionò all'inizio i soggetti per la mansuetudine, cioè dire, quei soggetti che erano più mansueti, meno paurosi, più socievoli, veniva concesso di riprodursi, mentre quelli che erano più aggressivi, più paurosi, venivano esclusi da questo esperimento. E man mano, nelle generazioni, ecco che queste volpi acquisivano più le caratteristiche di un cane, cioè dire, cominciavano addirittura anche a scodinzolare quando vedevano l'essere umano, cosa che nessuna volpe selvatica si sognerebbe mai di fare. Quindi c'è stata all'inizio una selezione di questo genere. Poi Belayev cosa notò? Notò che man mano andavamo avanti in questa selezione per il comportamento dell'animale, l'animale acquisiva pure dei cambiamenti fisici e cominciava a uscire fuori le caratteristiche neoteniche di cui vi parlavo prima, cioè dire, gli adulti mantenevano delle caratteristiche che erano tipiche di cucciolini, quindi un cranio più arrotondato, occhi più grossi, un muso più accorciato rispetto all'adulto, tutta una serie di caratteristiche che poi ho descritto nel libro, per chi vuole approfondire. La terza cosa che si accorse durante questo esperimento è che ha un ruolo fondamentale durante il processo di domesticazione, è dato dall'asse ipotalamo-ipofisi sul rene. È un asse neuro-ormonale, neuroendocrino, che per i mammiferi è molto importante, che collega l'ipotalamo con l'ipofisi e con le ghiandole surrenali. Praticamente questo, potete vedere qui, alla fine l'animale produce questi glucocorticoidi, che sono una famiglia di ormoni molto variegata, che servono al mammifero per rispondere agli stati di stress. Quindi questi animali durante il processo di domesticazione avevano una maggiore produzione di glucocorticoidi, come se io stessi in qualche modo selezionando individui che avevano delle mutazioni e facevano funzionare in maniera diversa quest'asse ipotalamo-ipofisi sul rene. E allora, vedete, l'animale diventa, come vi ho detto prima, ha una minore aggressività, quindi è più soggetto alla mansuetudine, a star calmo, una minore paura, una minore intolleranza, quindi maggiore socievolezza, una minore intolleranza specialmente nel rapporto tra interspecifico. Vi ricordo che gli esseri selvatici, gli animali selvatici sono molto intolleranti con le altre specie. Okay? Quindi in questo caso invece questi animali alla vista dell'uomo erano molto tolleranti. E un maggiore assoggettamento, quindi una maggiore obbedienza. Quindi da un punto di vista comportamentale i glucocorticoidi producono questi effetti nell'animale. Ma abbiamo recentemente scoperto, non io ma chi si occupa, i biochimici si occupano di questa materia, hanno recentemente scoperto che i glucocorticoidi sono degli ormoni che possono interagire, pensate, con il nostro DNA. Cioè nel DNA abbiamo delle regioni che sono i glucocorticoid responsive elements, dove questi ormoni vanno a legarsi a
attivando o disattivando determinati geni. Quindi è stato visto che questi glucocorticoidi sono molto attivi durante lo sviluppo embrionale ed è proprio lì che cambiano la morfologia dell'animale e quindi c'è la produzione, diciamo, l'emergere di caratteristiche neoteniche. Perché addirittura questi glucocorticoidi possono agire a livello delle cellule staminali per farle funzionare in un modo piuttosto che in un altro. L'animale acquisisce delle caratteristiche proprio a livello embrionale, che poi ovviamente alla nascita renderà visibili, delle caratteristiche che sono diverse rispetto all'animale selvatico. Questo, pensate, senza ingegneria genetica, ma soltanto con questo processo, il processo di domesticazione. Se poi noi dobbiamo aggiungere anche l'ingegneria genetica, ovviamente capite bene che tutto si esprime all'ennesima potenza, no? Perché con l'ingegneria genetica oggi stiamo riuscendo ad andare proprio a colpire le regioni del genoma che più ci interessano e quindi a modificare in maniera deterministica il genoma. Quindi questo è quello che è, diciamo, il riassunto di questa evoluzione, che è l'evoluzione tramite domesticazione. Ora, ci sono moltissimi articoli che descrivono le modifiche che ci sono state dal punto di vista genetico in questi animali, cioè dire adesso i genetisti sono interessati a capire queste volpi che abbiamo creato, che diciamo Bella ha tirato fuori, che modifiche hanno subito a livello genetico durante il processo di domesticazione. Perché pensate che durante il processo di domesticazione vengono selezionate delle modifiche genetiche ben particolari, poi l'organismo se le ritrova. E quindi, tra cui, per esempio, una delle cose che praticamente mi affascina di più è che durante il processo di domesticazione molti animali subiscono il cambio di assetto cromosomico. Durante il processo di domesticazione, per esempio, i bovini hanno cambiato l'assetto cromosomico, un po' come abbiamo fatto noi durante la nostra evoluzione, ed è stato un processo di domesticazione. Per qualche motivo c'è stato un cambio di assetto cromosomico che ha portato a dei vantaggi che poi sono stati ovviamente selezionati dall'uomo. Quindi il legame tra mutazioni genetiche particolari e il processo di domesticazione. Quindi questi studi per adesso sono studi che vengono fatti sugli animali, ovviamente su queste volpi domesticate in laboratorio. Io mi auguro che molto presto questi studi siano, diciamo, traslati anche nella genetica umana, per capire un po' se effettivamente noi abbiamo delle mutazioni, dei logi del nostro DNA che sono ovviamente, che hanno subito le stesse modificazioni che hanno subito questi animali. Quindi sarebbe, diciamo, una controprova del nostro avvenuto processo di domesticazione. Come potete ben capire, è un processo che poco ha a che fare con la selezione naturale postulata da Charles Darwin. È un processo che prevede l'intervento di terzi. Ok? Quindi io mi fermerei qui. Vi ringrazio per l'ascolto.